Un altro siciliano, dal cognome. Esatto, anche io lavoro qua, quindi il lavoro nel settore precario, quindi mi interessa particolarmente sapere la sua opinione su quale sia l'incidenza, diciamo, in tutti questi, quello che ho detto, su questi fattori di corruzione, eccetera, eccetera, di questa, diciamo, sensazione di immunità, impunità che ormai serpeggia, diciamo, la coscienza degli italiani, e in particolare è appunto l'incidenza della struttura dello stesso processo penale, appunto un processo penale che sembra avere diciamo, dei tempi di una serie di meccanismi che evidentemente o più o meno evidentemente diciamo, tendono ad allungare un po' la diciamo il tempo del processo fate appunto dell'investigativa, appunto udienza preliminare, dibattimento, eccetera, eccetera, e quindi quali siano diciamo questi fattori che sono all'interno del processo e che lei eventualmente andrebbe a colpire, oppure quali siano eventualmente al di fuori del processo fattori appunto culturali che abbiamo detto, o anche i mezzi, immagino anche lavorando all'interno di un palazzo di giustizia ci siano concrete diciamo carenze a livello di mezzi, cioè dove si dovrebbe intervenire sul processo, quali sono quei punti da colpire, e al di fuori del processo dove si dovrebbe andare a colpire per far percepire che la giustizia esiste e che se si commette un reato si viene condannati. Dovremmo avere diciamo, tutta una serata davanti per l'elenco di tutto quello che andrebbe fatto, però provo a dirne soltanto un 2-3. Allora, in primo luogo, il problema principale della giustizia italiana è che la rende poco efficiente e anche poco credibile agli occhi dei propri cittadini sono i tempi della giustizia. Il processo in Italia, il processo penale in Italia dura troppo. Processi penali soprattutto nei confronti dei potenti, cioè di chi si può consentire difese e avvocati molto bravi e più attrezzati, durano in media 10 anni, 12, per arrivare il tempo dall'inizio dell'indagine alla sentenza definitiva. E allora l'Italia è stata condannata svariate volte a livello europeo proprio per questo tema. E sino ad oggi, negli ultimi vent'anni, non c'è stato un governo di centrodestra o di centrosinistra, non c'è stato un governo che ha mai messo al centro del proprio, diciamo in cima all'agenda delle priorità politiche nazionali, quello di fare una riforma della giustizia per risolvere il problema dei tempi. Non si è mai fatta una riforma che avesse come obiettivo quello di accorciare i tempi del processo. C'è stato semmai chi ha cercato di fare delle leggi per allungare ulteriormente i tempi del processo. Dico di nome e cognome, non c'è bisogno di fare nome e cognome, già sappiamo di chi stiamo parlando. Non è stato nominato, meglio così. Quindi si sono fatte una serie di riforme per allungare i tempi del processo e riforme per accorciare invece i tempi della morte del processo, che è la prescrizione. E quindi secondo me la vera prima riforma fondamentale è quella lì, allungare i tempi della prescrizione e accorciare i tempi del processo. E ci sarebbero, entreremo nel tecnicismo, come si possono accorciare i tempi del processo, bisogna fare una riforma al sistema dell'impugnazione, bisogna fare una riforma su tutti i tempi morti, ci vorrebbero delle sanzioni dissuasive nei confronti delle tecniche dilatorie delle difese per allungare i tempi, insomma, così via. Questo è il primo dato. Il secondo dato ha a che fare con il tema della cosiddetta certezza della pena. In Italia un'altra delle cose che non funziona in Italia, in genere la pena la si sconta
quasi esclusivamente quando non lo si dovrebbe scontare, cioè nella fase della custodia cautelare preventiva, cioè prima di una sentenza. Dopo la sentenza, addirittura dopo la sentenza definitiva, si finisce per non scontare mai la pena, o comunque si va incontro a una serie di diminuzione di pena, di benefici, eccetera, eccetera, che rendono evidentemente la pena sempre meno credibile e il delitto non costituisce una minaccia. Io mi concentrerei su questi due aspetti, poi ci sarebbero ovviamente maggiori mezzi da mettere a disposizione la magistratura, bisognerebbe rendere più efficiente l'apparato delle investigazioni, ci sarebbero tanti altri interventi, però la diciamo, riforma cruciale sarebbe quella innanzitutto sui tempi del processo. Sì. In general, how transparent is the process of supporting financially an English party? And more in particular, I'm wondering if the English government ever addressed the problem of conflict of interest, because a few years ago there was the news of quite a lot of money for supporting English party came from banks, and then there was kind of conflict of interest of when the government should intervene to save those banks. I wonder if Yeah, I mean, it's a difficult one. There's a thing called the Electoral Commission, and the Electoral Commission has on its website, so you can search and find out substantial donations to political parties. Small donations are not reported individually, but substantial donations, when I say substantial, I don't know the precise figures for reporting, but I think it's the sort of like £1,000 mark where things get reported. So in terms of the logistics, because obviously the stuff I was referring to in Birmingham with money flowing around, that didn't go through any official accounts, so that won't get reported to the Electoral Commission. There won't be a return on people's election expenses saying that this money was paid for the broken, stolen votes. And England's not the only country where it happens. The motor votes in America are treated in quite a similar way in many areas as well. And there's an interesting video about the current presidential campaign in America where one of the agents for, it happens to be Obama, I support Obama, but one of the team agents was discussing how to personate people in America and what documents you needed to forge. But that's on YouTube if you want to see it. The issues about conflict of interest, the main route taken actually in terms of Parliament is transparency. In terms of ministerial interests, and these are direct personal interests, there are controls there. Again, there isn't the transparency to manage it properly necessarily. And there are difficulties which are about cash for access. The Bernie Eccleston saga, is it? Anyone remember that one? What? Can anyone? No, Bernie Eccleston running Formula One. Tobacco sponsorship. Basically, a Bernie is £1 million. And he gave the Labour Party £1 million and they didn't ban tobacco sponsorship of the F1. And then it became public that had happened and they gave the money back. Behind all of this, well, people still voted for him. So here we had a situation where it was quite clear that access. There's a theory of an old colleague of mine in Parliament, David Howarth, who was MP for Cambridgeshire. He had about decision making and how decisions are made. And his theory is what he calls the dustbin theory. And somebody puts a dustbin on the back, and everyone they walk past chucks a bit in. And that influences what the final decision is, not necessarily a rational process for who has the most influence on the decision. And obviously, therefore, cash for access is quite important, because if you can get cash for access, if you can pay £1 million to get the chance to argue your case with the Prime Minister, you have a better chance of getting the decision you want. And there is an issue if people don't react to that. If the electorate basically vote for crooks, they'll get crooks.
And so there is a question at what point do people say, I'm not going to vote for them because they tolerate this sort of behaviour. And that's the same problem in any country. How do you get a more a system with greater integrity? And it's to what extent do you, should have done that, move on, and people still vote for them? Difficult questions, really. And I think one of the difficulties is when you have an electoral system as we have here that is quite extreme and gives, in the main, bipolar choices. But to some extent, obviously, I'm a third-party person anyway, so it isn't the case that only two parties can get elected. But you look at the similar sort of situation in the USA, where it does make it relatively difficult. And you know, things like Paul Barron in the USA are obviously, those in themselves raise questions of what's actually going on there. But I think the main aim, in terms of summarising the answer to your question, look on the Electoral Commission's website. There is an attempt with ministers to make sure they don't have private interests directly as well. But it's really mainly transparency, and Parliament particularly operates on the basis of declaring interests. Lady first. It was just to follow on those comments, and Lokarin Roya mentioned the example of reducing numbers of people voting in Sicily because of the lack of faith in politicians. For our recent elections in London, just over 30% of the population voted. Boris, in fact, got in on not even on first votes, so not even on a majority of 30%. So perhaps there is an enormous lack of faith in politicians in the United Kingdom. Perhaps the general public are seeing the corruption and feel powerless to do anything about it. I heard reports, for example, of mafia financial involvement in HSBC, which is a banking giant which has branches on almost every high street in the country. Zara, a fashion retail outlet for women, another retail outlet that has branches on almost every high street in the United Kingdom. I don't see, as a member of the British public, our government doing anything to tackle these issues, but perhaps they are, and perhaps you could let us know, Mr. John Hemmings, what the government is doing about these things. Well, I think, again, you come to the issue of separation of estates and constitution as well. Mm. Which is, let's start with the issue of turnout. There is a concept known as social capital, and social capital is a very important concept in my mind, and different countries tend to have different approaches, and one way of measuring it is to what extent does somebody trust somebody they don't know, to what extent when they're doing whatever, going about their day-to-day lives, do they expect people to try to defraud them or not try to defraud them? Because obviously, if you don't have to spend a lot of time protecting yourself against fraud in some form, you can do a lot more. And if you look at different countries, you can see places like Somalia with all the kidnapping and piracy and everything, social capital right down the bottom end there. The Garson report yesterday, which looked at prosperity, as they describe it, perhaps happiness, quality of life in various countries and what are the better countries, one of the issues they look at social capital, another one they look at transparency in that as well. And I think a lot of how do you get a better society is the first thing, because to a very great extent, although I do look at individual issues as a politician, the legislature is supposed to set the framework and the rules, and the magistrates and the judiciary are supposed to go out finding out if people have broken the rules. I do think there is a problem in Parliament that we should be more willing to look at allegations. If you take the Hillsborough saga, I don't know how many people have followed that in detail. That was a major cover-up by the Judicial Estate of the Constitution, which went all the way through to the European Court of Human Rights, where somebody, things have been factually wrong at every level of the system, including the European Court of Human Rights, and they weren't picked up. I think that in the end was dealt with by having an independent panel looking at it. My own view is that Parliament should be willing to look at allegations. Well, smaller allegations, not just things like, News International's blah, 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 but actually more small-scale sort of corrupt allegations. There's a cover-up going on. What we talk about HSBC. Because one of the difficulties is how do you investigate something as to whether actually there's something really bad hidden under that stone if you don't turn these stones up.
And Parliament has the powers to do that, but generally doesn't. So I think Parliament should be willing to look at more individual issues where it appears that the system has failed. Because it clearly does. The way the Hillsborough cover-up worked, it was dreadful. So I think there's that. In terms of specifically what the government is doing specifically about, or more precisely, do the rules need to be changed in respect of dealing with the two cases you cite? Or is it an issue where the prosecutory apparatus or the police should be investigating and not investigating? That's an important point. And to a very great extent, you should go to your Member of Parliament and say to your Member of Parliament, can you chase the police and say, are they doing anything? Are they aware of this? Are they doing anything about it? Because it's actually the police. Now, obviously, you can challenge them through judicial review. There's a problem with judicial review in this country anyway, which is all to do with preemptive calls for costs and sort of things. But it is important when you look at this, the constitutional structure, and you look at a problem to work out which estate of the constitution are you looking to try to deal with it. Because people have a tendency to think it's always the government to do something, when in fact often it isn't. And also the government has its own constraints. So when we have corruption in the judiciary in terms of like dishonest proceedings in courts because of unreliable evidence, that's not something the government can do about directly. It's something the legislature can do something about, but not the government. So my answer is go to your MP about those specific cases, get your MP to perhaps write to the police who might be involved and just see if anyone's looking at it. Yeah, never mind that. Luca Nemi, sono ancora presa a faccio giornalista a Londra. La mia domanda è collegata al dottor Ingroia, è collegata alla sua domanda, perché l'anno scorso, più o meno un anno fa, il suo collega, il giudice Scarpinato, Gianluca Orlando, sono venuti qui grazie all'ITV di Londra. E c'è una domanda veramente interessante, perché io sono ancora presa, sia la Brandica, sappiamo che sia la mafia la Camorra. E quindi è una domanda indiretta anche per l'MP inglese. Gli chiesero, ma dov'è che la mafia o la 'ndrangheta e la Camorra investono i loro soldi? Dov'è che li riciclano? Dov'è che li lavano, li puliscono? La risposta fu abbastanza eloquente, nella City of London. Qui no, sappiamo veramente bene, tramite le parole di molti giornalisti, di giudici che hanno coraggio, non so lei, che tutti questi fondi vengono riciclati da qualche parte. Si parla di 3.5 miliardi di sterline riciclati dalla HSBC l'anno scorso. Ne parla Saviano in televisione. Che cosa dobbiamo fare noi italiani? Perché sappiamo qual è la situazione dell'Italia, sappiamo a che livello sta, sappiamo che siamo stati con 25 anni di Berlusconi, sappiamo che abbiamo votato per lui, perché qualcuno l'ha votato. Ma vorrei sapere, perché si parla sempre di investigazione, lui stava parlando dell'investigazione a proposito di ciò, ma quando è che qualcuno agirà? Quando è che ci sarà un mandato europeo di arresto per questa gente? Perché io sono stanco di andare al bancomat alla HSBC e a prendere i soldi della mafia calabrese. Perché io gli sto pulendo i soldi a quella gente, alla gente che non permette alla mia famiglia di vivere e di lavorare in santa pace. So, per me la domanda è proprio questa: quando è che finiamo le investigazioni e cominciamo ad agire? Quando è che ci sarà qualcuno che li arresta? Perché qui parliamo sempre di financial system, bla bla bla, ma quando li arrestano? Come li arrestano? Perché non si fa niente? L'Europa, l'Inghilterra, l'Italia, perché nessuno fa niente? 3,5 miliardi di sterline non so. Grazie, sei abbastanza chiaro. Grazie. Ma è facile a dirsi, difficile a realizzarsi, e per ragioni, insomma, sarebbe lungo dire perché. E poi difficile, un conto è quando noi parliamo di mafie finanziarie, mafie degli affari, e un conto poi quando riusciamo a individuare, se parliamo sempre di indagini penali e di processo penale, individuare responsabilità, flussi finanziari, individuarli e creare le premesse perché possono essere eventualmente sequestrate e confiscate.
Partiamo dal presupposto che, per fare un esempio, l'Italia ha la legislazione dal punto di vista della semplificazione probatoria, l'Italia ha la legislazione più, diciamo, avanzata, comunque più spinta sul piano della semplificazione probatoria, ma quello che è consentito in Italia non è consentito in qualsiasi altra parte del mondo. Cioè, in Italia, come sapete, è sufficiente individuare un collegamento con l'associazione mafiosa, un significativo collegamento con l'associazione mafiosa di un determinato soggetto, perché poi si possa sequestrare e poi confiscare i beni di questo soggetto quando ci sia sproporzione tra il reddito ufficiale e quanto effettivamente questa persona detiene. Poi si avvia, come sa, il processo nel quale dovrà essere lui a provare la legittima provenienza di quel denaro. Ma questo sistema, che è un sistema di sostanziale inversione dell'onere della prova, è ritenuto non sufficientemente garantista per gli interessi, per la posizione dell'indagato in qualsiasi altra parte d'Europa. Infatti i provvedimenti di sequestro e confisca che sono emanati in Italia raramente, ci sono un paio di casi, ma insomma raramente sono stati riconosciuti in altri paesi d'Europa. Quindi certo, l'auspicio è quello che dice lei, ma ovviamente ci sono una serie di problematiche anche legate alla omogeneizzazione delle legislazioni nazionali a livello internazionale. C'è un problema di prassi giudiziarie, di culture giudiziarie investigative diverse da paese a paese. Le tradizioni non sono giuridiche, non sono una cosa che ostacoli semplici da risolvere da un momento all'altro. C'è un processo lento, c'è stata la convenzione internazionale, convenzione 1, con la quale si sono fatti dei passi avanti, ma il risultato è che le mafie sono sempre più transnazionale, l'antimafia non è riuscita a diventare transnazionale, questo è un dato di fatto, e questo nasce dal fatto che non c'è, anche qui, quello che abbiamo detto in Italia vale anche a livello internazionale. Non si è mai posta in cima, diciamo, tantomeno in Italia è più grave, perché in Italia il livello, diciamo, di diffusione della mafia è enorme, però ci occorrerebbe una consapevolezza anche internazionale di quanto è il rischio forte dell'economia criminale e delle mafie internazionali per mettere in cima anche alle priorità delle politiche internazionali la lotta al crimine organizzato. Questo non c'è, anche qua, lo so, purtroppo la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. O ci crediamo che si possano creare i presupposti, perché quello che abbiamo detto per l'Italia vale anche a livello internazionale, come si deve creare un movimento di opinione il più ampio possibile a livello nazionale, bisogna farlo a livello internazionale. Quando ci saranno dei movimenti forti d'opinione, i governi internazionali saranno costretti a fare quello che i cittadini chiederanno. Bisogna crederci e rimboccarsi le maniche in questo senso, sapendo che non è cosa che si risolve né in un mese, né in un anno, neanche in 10 anni. Che effetto di responsabilità le darebbe allo stato della stampa in Italia? Per esempio, non c'è un CR di Paxman in Italia, che grida i politici come dovrebbe, e poi il riguardo personale, se lei non ha avuto paura in questi 25 anni, 30 anni che si sta facendo solo in. Ok, c'è porta a porta, signor Vesco. Certamente il mondo dell'informazione non è immune da responsabilità in Italia. L'informazione in Italia ha svolto un ruolo fondamentale, purtroppo, molti anni fa. C'è stata una involuzione del ruolo dell'informazione, soprattutto quando le istituzioni, tutte le istituzioni, magistratura compresa, erano molto timide e distratte. Il giornalismo d'inchiesta, come si chiamava,
in Italia ha avuto un ruolo trainante, e non è un caso che molti giornalisti, soprattutto in Sicilia, sono stati anche uccisi dalla mafia, perché costituivano in qualche modo l'avamposto della società siciliana nel contrasto ai poteri criminali, alla corruzione, eccetera. L'avamposto da qualche decennio ormai è costituito invece dalla magistratura, e il ruolo dell'informazione è finito per essere un po' di retroguardia, per cui oggi l'informazione è o prevalentemente, poi ci sono ovviamente delle eccezioni, ma insomma prevalentemente o è colore, superficialità, sensazionalismo, oppure ma è una, ed è anche una componente del sensazionalismo, è un'informazione che va un po' a caccia dell'indiscrezione, della fuga di notizie nei palazzi di giustizia o nei luoghi dove ci possono essere notizie riservate, e non è certamente il miglior servizio che può fare ai cittadini, diciamo, un'informazione responsabile. Riguardo alla seconda domanda personale, la paura si riferisce alla paura fisica, nel senso di essere ammazzati dalla mafia, cose del genere. Ma diciamo che ovviamente chi come me, come tanti altri colleghi, da 20 anni e più è abituato a vivere un po' sotto, un po' in pericolo, e per questo dentro la cosiddetta vita blindata, in linea di massima, anche se non ti ci abitui, ti adatti a questa situazione e non ci pensi prevalentemente. Dopodiché certamente ci sono stati in 20 anni dei momenti di maggiore, se non paura, tensione, quando si sono state notizie di progetti attentato che mi riguardavano. In genere si sa sempre dopo, quando il pericolo è scampato, quindi si tira un sospiro di sollievo. Allora, l'ultima domanda. Sì. Sì, buonasera, sono Diego Cusini, al dottor Ingroia. Volevo introdurre un tema che forse è caro a molti in quest'aula, che è quello del lavoro. È una domanda rivolta a lei. In che misura, secondo lei, un sistema in cui c'è penuria, carenza di lavoro, favorisce il sistema mafioso, corruttivo, attivo e passivo, parliamo di produzione e concussione. In sostanza, se ci fosse più lavoro, più opportunità di lavoro e prospettive di lavoro, ci sarebbe meno mafia? Quindi no, certamente sì, è chiaro che qualsiasi diciamo falla dello sviluppo economico e sociale agevola la mafia e aiuta la mafia a riempire questi vuoti. Vale per la crisi del mercato del lavoro, e vale anche per la crisi finanziaria, cioè la crisi di liquidità degli operatori economici costringe a volte gli imprenditori, gli operatori economici, a rivolgersi al mondo dell'usura, al mondo della mafia, ed è questa la ragione per la quale la antimafia vincente non può essere soltanto un'antimafia giudiziaria, un'antimafia delle repressioni, ma deve essere appunto un'antimafia che costruisca un modello di sviluppo economico e sociale dentro le regole, dentro la legalità, e contro ogni forma di mafia. La sfida da affrontare, da vincere, è quello di rendere l'antimafia soprattutto conveniente. Quando riusciremo a battere la mafia sul terreno della convenienza, saremo sulla strada giusta per sconfiggere la mafia. Ma questo, diciamo, anche di questo non c'è sufficiente consapevolezza. L'antimafia è sempre interpretata soltanto come repressione, come manette, come azione della magistratura, ma non si risolve così. Sfortunatamente non abbiamo tempo per un'altra domanda. Forse sarà una conversazione dopo. Era una serata molto molto interessante, ma anche un po', più da un po', inquietante. Prima di tutto sui legami tra la politica e la mafia. Era un onore per me, per noi tutti, di sentire un uomo che ha il coraggio di fare qualcosa, ed è, come lei ha detto, di agire. Grazie tanti. Passo per l'ultima parola, per la conclusione.
conclusione a Manfredi. Sì, anch'io grazie molto rapido intanto a John Hemming, parlamentare liberal democratico, che è stato sponsor nostro questa sera offrendosi di prenotare questa sala e ha dato un ricchissimo contributo di informazioni circa cose che probabilmente molti di noi non sapevano, per esempio parlando del voto postale, che è un problema che abbiamo anche all'estero, perché gli italiani all'estero votano con voto postale e secondo me sono più bravi degli inglesi a fare quel tipo di cose. Questa è la mia sensazione. Un grazie a John Lloyd, che credo già molti di noi conoscono e leggono, e sicuramente i suoi spunti circa il nostro paese sono sempre molto interessanti. Dicono che i più importanti storici di storia italiana sono inglesi, anche tra i migliori commentatori, probabilmente spesso, forse perché riesci a guardare le cose con un occhio un po' più distaccato, spesso sono inglesi. E un grazie a britannici. Britannici, va bene. Britannici per il referendum cosa farai? Vabbè, poi per Gran Bretagna. Non sono un naturalista. Un grazie, proseguo in questa breve lista. Un grazie a Fernanda Miucci Casale, che poi alla fine questa sera non è potuto partecipare, ma c'è stato un lavoro rapido di coordinamento con tante persone ed è stata lei a tenere le fila di tutto quello che poi è venuto fuori questa sera. E un grazie ovviamente a Francesca, signora Francesca, l'interprete, che si è prodigata moltissimo in tutte queste cose. Un grazie a tutti voi per le domande, gli interventi che avete fatto, sicuramente molto stimolanti, che hanno contribuito a rendere molto interessante il tutto. E ovviamente soprattutto un grazie al dottor Ingroia per essere venuto qui a Londra questa sera con noi. Sappiamo tutti che fra pochi giorni andrà di nuovo all'estero per un periodo lungo, in Guatemala, per un anno. Io, se posso, è un auspicio, ma credo che è qualcosa che molti di noi condividano. Ecco, sicuramente in Guatemala c'è tantissimo che lei potrà fare, ma io credo che forse in Italia c'è ancora bisogno di persone come lei in prima fila.